stiamo mettendo in campo per gli uomini e i mezzi che abbiamo, un controllo importante sia sull'attività all'interno del paese, sia nei centri commerciali dove abbiamo le attività commerciali, abbiamo qualche preoccupazione in più, e per cui i vigili con garbo, con professionalità, in questi giorni stanno approfondendo le loro azioni proprio attraverso le attività commerciali. Questo è un mezzo che oggi io consegno ufficialmente al comando attraverso il comandante. Questa è una macchina che è un ufficio completo dove vi sono tutte le attrezzature per poter andare a fare un'attività di controllo nelle strade e nelle zone della comunità Santa Maria Vico. Io intanto voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile che collaborano con il comando sul nostro territorio. Voglio anche spendere qualche parola rispetto al comando dei Carabinieri. Penso che l'unico comune che sta avendo controllo in questo periodo con forze speciali è Santa Maria Vico, e anche al comandante va il nostro ringraziamento. La vivibilità, il controllo e la sicurezza è un punto cardine del nostro programma. A Santa Maria Vico il governo c'è, lo Stato c'è, e pertanto dobbiamo continuare a garantire maggiore controllo, maggiore sicurezza ai cittadini, perché è il primo obiettivo che ci viene posto. Porteremo avanti questo obiettivo anche riammodernando quello che è ancora il parco macchine, già abbastanza importante, ma abbiamo idea di andare a acquistare nuovi mezzi. Noi condividiamo i progetti, condividiamo le attività, condividiamo il comune intento di migliorarci, intendendo la nostra attività come un servizio alla comunità, e proseguiremo su questa strada. Con questo mezzo, che è un ufficio mobile, quindi permetterà di eseguire tutta una serie di operazioni sul posto, quindi in assenza di un ufficio tradizionale, quindi questo potrà spostarsi su tutto il territorio, soprattutto in quelle frazioni, in quelle aree meno centrali, e per dire alla cittadinanza che Santa Maria Vico non è solo il centro, ma Santa Maria Vico è l'intero territorio.